Al Malta Poker Dream proseguono le riprese di Poker Generation, il primo film italiano sul Texas Hold'em. I giocatori, pur concentrati sul main event, tengono d'occhio la telecamera con la speranza di guadagnarsi un primo piano. In realtà loro non lo sanno, ma la prima regola è non guardare in camera. Chi invece lo sa bene è uno dei protagonisti del film, Claudio Castro Giovanni, che a Texas Hold'em gioca davvero, e pure bene. Una fortuna fare di una passione un lavoro. Eccezionale, è una passione che ho da ormai 4 anni, mi sto divertendo da un po', e vivere questa esperienza in un posto così meraviglioso, qua a Malta, ospite, insomma, è perfetto, è la sintesi perfetta. Poi insomma, adesso è pure tardino, sono un filo stanco anche perché abbiamo girato, però bello. Poker Generation possiamo tranquillamente definirlo il nostro film. Ma che film sarà? Un film sul poker come non se n'è mai fatto qua in Italia, e credo che sia una bella idea, perché comunque sento che c'è una fortissima attenzione a questo fenomeno che sta prendendo piede qua in Italia, quindi piacevole, molto piacevole. È un film di sentimenti, si parla del fatto che il poker sportivo è poker sportivo, non poker, insomma, un bel messaggio, si vedrà. L'unico dubbio, visto lo stack, è: ma se Castro Giovanni va al final table, debbono cambiare la sceneggiatura?